Giunti a Tahiti ci vollero ben 5 mesi di attesa per raccogliere ed invasare le 1000 piantine di albero del pane richieste dalla missione. Si deve al navigatore inglese Samuel Wallis la scoperta nel giugno del 1767 dell'isola di Tahiti e al navigatore francese Louis-Antoine de Bougainville la creazione del mito della nuova Citera, ovvero l'isola dei piaceri dei mari del sud. Secondo la mitologia greca, dalle acque di Citera si narra sia nata Afrodite, la dea della bellezza e dell'amore. Bougainville affermava che le donne di Tahiti non opponevano la minima resistenza ai desideri dei marinai, compiacenza forse incrementata dal fatto che questi ultimi offrivano loro chiodi in cambio. I polinesiani non conoscevano il ferro, ma capirono presto come poter utilizzarli. Divennero così ricercati che le tahitiane aumentarono le attenzioni verso i marinai per ottenerne una quantità maggiore. Dov'è la babysitter? I marinai inglesi si integrarono benissimo nella cultura isolana, al punto da diventare taio dei polinesiani. Cosa indicava il termine taio nella cultura tahitiana? Chi diventava taio di un polinesiano aveva acquisito il diritto di un legame fraterno talmente intimo da includere anche la sfera sessuale del coniuge, senza cadere nel reato di adulterio. Il momento della partenza fu doloroso per tutti, ma in particolare per Fletcher Christian, che si era innamorato di una donna di straordinaria bellezza, figlia di un capo indigeno. Il suo nome era Mauatua.